Perché parlare di svizzero su un catalogo generale come quello di Proposta Vini? E perché parlare di viticoltura svizzera? Ma allora, se noi in qualche modo rivendichiamo un'autenticità viticola alpina e una vocazione delle Alpi a produrre vino, non possiamo dimenticare una nazione che è esclusivamente alpina, che è la Svizzera, la Confederazione Elvetica. E non sono molti cantoni che producono vino, ma sono cantoni che producono vino da sempre, almeno dall'occupazione romana, quindi da oltre 2500 anni fa. Tra questi ci soffermiamo in modo particolare nel catalogo di Proposta Vini su un cantone che è il cantone Vallese, perché ci dà la possibilità a questo cantone di confrontarci con altre realtà viticole alpine già presenti in catalogo. Allora, ricordo che il Vallese, da un punto di vista geomorfologico, è una valle sorella, direi gemella, alla Valle d'Aosta, quindi una valle est-ovest, come la Valle d'Aosta, e una valle che con la Valle d'Aosta ha condiviso una buona parte della propria storia e un ordine monastico importantissimo, che è l'ordine dei canonici del Gran San Bernardo, che hanno gestito nei secoli l'ospizio del Gran San Bernardo. Che ruolo ha avuto questo ordine? Come tanti ordini religiosi, si è occupato della scuola, quindi si è occupato di fare ricerca e di formare giovani agricoltori sulle due valli. Questo ha consentito anche un interscambio varietale interessantissimo. Ecco che quindi il Vallese si affaccia al nostro catalogo con alcune varietà come la Petite Arvine. Io dico sempre la Petite Arvine sta al Vallese alla Valle d'Aosta come il Nebbiolo sta al Piemonte o il Sangiovese alla Toscana. Cioè una varietà che dà l'espressione massima pensabile territoriale o tra le massime. La Petite Arvine viene prodotta in Vallese da due aziende che abbiamo selezionato. Una è l'azienda Gérald Bess, fondata da Gérald Bess e oggi guidata da sua figlia Sara. L'azienda nasce a Martigny-Combes, quindi all'incontro tra Valle del Rodano, ecco, apro una parentesi, non tutti sanno, ma la Valle del Rodano non è esclusivamente francese, ma nasce in Svizzera, e Valle del Gran San Bernardo. Siamo a circa 700 metri di quota, siamo veramente ai piedi del massiccio del Monte Bianco, la propaggine che scende in Svizzera. Esposti pieni a sud, questi vigneti fortissima pendenza, chilometri di muri a secco, danno questa espressione di questa varietà bianca in maniera grandiosa, perché è una varietà che vuole comunque il caldo, vuole il vento. L'altro produttore è Pier Antoine Cretenin, si trova invece questo nel cuore della Valle del Rodano, quindi in questo caso su suoli che sono proprio figli del Rodano, anche qua esposti a sud. La seconda varietà interessante, che va a confrontarsi anche questa con nuovamente con la Valle d'Aosta, è il Cornalin, in realtà che prende nomi diversi, in entrambe le regioni è chiamato Cornalin, ma uno geneticamente Lumagno Rouge. Nel caso di Cretenin, sempre produttore della Valle del Rodano, è prodotta all'interno di un maniero, di un castello, anche qua a piena esposizione sud, mentre la produzione del Cornalin fatta da Gérald Bess è dedicata al Teodulo, santo protettore nuovo dei colli, ed è anche questo su una morena glaciale particolarissima, una sorta di cucuzzolo in passato circondato dai ghiacci e che oggi ha delle esposizioni dei suoli che sono straordinarie per questa varietà, varietà rosse alpine. Questo ci consente anche di riflettere su un altro aspetto, è che normalmente noi consideriamo le Alpi terre alte da vini bianchi, in realtà sono terre da vini rossi, la gran parte della biodiversità alpina è di varietà rossa.